Benvenuti di cuore a tutti amici, andiamo subito a scoprire come suonare Reginella Campagnola. Vi lascio quei link delle mie canzoni, perché oltre alla fisarmonica sono anche suonatore, compositore, produttore, produco musica di vario genere, scrivo anche per altri artisti e vi lascio quel link per la mia ultima produzione. Andate ad ascoltare quello che faccio per dare un credito anche magari allo spirito di questi video, altrimenti magari se non prendete in considerazione tutto quello che faccio qua sul canale, magari c'è anche meno spazio per pubblicare questi video, che sono importanti. Quindi andate a cliccare qua sotto e andiamo a vedere come suonare Reginella Campagnola, un brano che ho portato anche qua sul mio canale, nell'esecuzione che suonavo tra l'altro fuori, e ha fatto un molto successo. Quindi vi invito anche quello ad andare a vedere su YouTube, sempre qua sul mio canale. Ora andiamo a impararla a qualsiasi livello tu parta. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, sappi che guardando questo video ti inizierai a suonarla, sia se tu sei già a livello discreto, sia se tu hai già approcciato la fisarmonica, ma anche se non l'hai mai presa in braccio per nessuna delle volte. Quindi con questo video qua andremo a provare a suonarla, a impararla e a capirci qualcosa in più su questo foxtrot, che poi lo suoniamo a polka con il tempo tagliato. Andiamo a vedere lo spartito, ovviamente lo trovi qua sotto, c'è il link per scaricare tutti gli spartiti che vuoi gratuitamente. E quindi segui questo video, metti mi piace, iscriviti o abbonati al canale, perché offro anche contenuti di alto livello, di un livello più alto ovviamente, scusate, non alto livello, su questo canale, su contenuti che ho già messo su YouTube per tutti gli iscritti. Andate a fare queste cose e poi qui si spalla con me e impariamo a suonare Reginella Campagnola. Finalmente, se è stato il tuo sogno e vuoi suonarla con gli amici, con chi vuoi, questo è il video giusto. Non cambiare canale e resta qui. Eccoci, come ho detto altre miliardi di volte, sono tempi tagliati. Vedete quella C tagliata. Tempi tagliati vuol dire che andiamo a vedere quelle note che ci sono, vediamo due semiminime, poi vale un quarto ciascuna, fuori dal tema, fuori dalle battute, ma in realtà non durano un quarto, perché tagliamo i tempi per semplificare la lettura e la scrittura. Quindi vediamo semiminime, cromi, dice, ma è possibile una polca quel modo veloce non ha nemmeno sedicesimi, trentaduesimi? Perché? Perché abbiamo tagliato i tempi appunto per semplificare la scrittura, per far finta come che sia un 4 quarti in questo tempo, no? Perché poi se vedete le battute abbiamo una nota da 2 quarti, una da un quarto, un'altra da un quarto, e quindi diciamo, ma quindi se facciamo una somma siamo in 4 quarti, esatto, però con i tempi tagliati, quindi andiamo a ridurre il valore di quelle note che vediamo, e quindi come se vedessimo al posto della nota da 2 quarti, da quella nota la vedessimo una da un quarto, come al posto di quelle due note da un quarto vedessimo delle crome, quindi da un ottavo, che vale la metà, quindi sono più veloci. Questo per semplificare la lettura e la scrittura, ma dimezzando il valore, la loro durata, ok? Quindi questo è un argomento un pochino complesso magari, ma non spaventatevi troppo. Noi vediamola semplicemente come, come magari crome, come semiminime, minime e così varie, quindi come nota da un quarto, da due quarti, eccetera, eccetera, ma suonandole più veloci, come se in realtà fossero e sono la metà del valore che vediamo. Quindi abbiamo quelle note. Vediamo quel Mi e quel Sol, pa, pa. Cambio registro che è meglio. Poi ta da 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 pa, 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 pa. Quindi che tempo dobbiamo prendere noi? Questo, come se fosse in 4 quarti, in questa maniera qui, quindi che come se ogni battuta durasse 4 quarti. E al basso cosa abbiamo? Video, e se non li hai visti quelli precedenti ti invito ad andarli a vedere per vedere tutti gli altri esempi di brani che ho portato qua e gente che ci è riuscita a suonarli. Quindi mi fa molto piacere sapere che tramite questi video gente ha iniziato a suonare questi brani dall'inizio alla fine, cosa che non aveva mai prima fatto, e quindi mi fa veramente piacere. Quindi nel basso, subito con il basso alternato, abbiamo come la sensazione di suonare questi pezzi, no? Come con delle note molto veloci, no? In realtà, guardandole sullo spartito, come se fossero note da un quarto, come dicevo prima, ma in realtà valgono la metà livello di velocità, ok? Abbiamo il tempo tagliato. Quindi, le prime due note le lasciamo scoperte senza accordo perché non ci servono, iniziano prima per poi farci cominciare il tema con l'accordo, eccetera, eccetera. Quindi, pa, 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 ok? In questo modo qua. E andiamo a suonare quei fa, in quale modo? A parte la diteggiatura, andiamo a suonarli come se fossero crome, ok? Quindi al basso sappiamo che le note al basso, in questo caso con il tempo tagliato di questa polka, foxtrot,
con il tempo tagliato, vai, è come se valessero un quarto ciascuna, quindi un quarto, 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 in questa maniera qua. Anche se in realtà, ricordo, sono un ottavo, Però, e quindi abbiamo quelle due crome, come fa? Abbiamo altre due crome, e quindi le colleghiamo. Come? In che maniera? Se abbiamo detto che ogni nota qua vale un quarto, a livello figurativo, no? Vorrà dire che le prime due crome le colleghiamo con la prima nota, che è la nota fondamentale di Sol. Quindi i primi due Fa li colleghiamo con la nota fondamentale di Sol, perché qui due ottavi valgono un ottavo e un ottavo fanno un quarto. Qua abbiamo un quarto come prima nota e ci siamo. Gli altri due Fa li colleghiamo con il primo accordo di Sol settima, ok? Quell'altra nota è sempre un Fa, che però vale un quarto. E lo colleghiamo non con l'accordo di Sol settima, perché il tempo è un già, quindi nota fondamentale accordo, nota fondamentale accordo, nota fondamentale accordo. Lo colleghiamo o chi non fa il basso alternato di nuovo con la nota fondamentale di Sol, oppure chi fa il basso alternato con una nota che sta una quinta sopra. Nella fisarmonica per fare il basso alternato lo troviamo subito sopra la nota fondamentale presa in considerazione. Quindi in questo modo qua. Siccome siamo in Sol settima, il secondo dito l'abbiamo impegnato qua, nella fila delle settime, la nota alternata la prendiamo con il terzo dito, quindi, ma l'accordo rimane quello di Sol settima che vedete scritto appunto a inizio battuta. Quindi quel Fa lo prendiamo come abbiamo detto con la nota di Re alternata alla nota di Sol, no? Che sta una quinta sopra, questo Re, e andiamo a prendere con il terzo dito, e l'ultimo La, l'ultima nota di quella battuta, la prendiamo con l'ultimo accordo, con l'altro accordo di Sol settima, quindi pa 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 pa, in questa maniera qua suonata, ok? Ora andiamo a vedere sullo strumento. Poi di là cosa abbiamo? L'accordo sempre sul settima, non cambia. Abbiamo quel bellissimo Re da due quarti, tra parentesi, come se vale un quarto, ma vale due quarti a livello figurativo. E di là un altro Re che vale un quarto, e poi un'altra nota, quel Mi che vale un... Scusate, un Mi non fa, non la vedo. Quel Fa, scusate, a certa età siamo ciechi, che vale un quarto, anche se sembra che no, è bianca, ma in realtà è colorata, è nera, e vale un quarto. Quindi andiamo a suonare quel Re con la nota, la prima nota fondamentale di Sol. Siccome vale due quarti non basta, ci andiamo ad aggiungere anche il primo accordo di Sol settima. Mentre abbiamo quel Re che lo andiamo a suonare con l'accordo, come è successo prima, come la battuta precedente, siamo nella stessa situazione, perché di là avevamo quattro ottavi che sono divisi in due gruppi, gli ottavi fanno un quarto, no? E altri due ottavi fanno un altro quarto, quindi abbiamo due quarti impegnati lì. Di là abbiamo quel Re che vale due quarti, quindi sappiamo che per la stessa procedura, come avrete visto con le stanghette che ci sono sotto, ecco perché avete disegnate, abbiamo quella nota di Sol fondamentale che dura per quella durata di Re. Ma non basta, perché vale due quarti, ci mettiamo in mezzo anche un'altra nota, che è la nota al basso dell'accordo di Sol settima, quindi l'accordo di Sol settima. Poi abbiamo quell'altro Re, ci suoniamo insieme al Re, la nota alternata che sta una quinta sopra al Sol, e quel Fa lo facciamo con la nota, con l'accordo di Sol settima, perché ancora l'accordo non è cambiato. Poi abbiamo quei Mi, abbiamo sempre delle crome, quindi il procedimento è lo stesso che abbiamo visto prima, solo che si chiamano Mi e non Fa come prima, e l'accordo cambia, diventa Do maggiore. Quindi suoniamo quei primi due Mi, quelle crome, che ci sono sedicesimi, ma non ditelo a nessuno, a livello figurativo sono crome, come vedete qua scritto, li suoniamo con la nota fondamentale di Do. Gli altri due li suoniamo con l'accordo maggiore di Do. Poi abbiamo quell'altro Mi che vale un quarto, lo suoniamo con la nota che sta sopra per alternarla al Do, una quinta, che nel caso della fisarmonica ovviamente la troviamo sopra, nella fila, che è il Sol. E quel Sol, la sempre la mano destra con il terzo dito, vabbè, lo suoniamo con l'accordo di Do. Ovviamente questo accordo di Do, questa volta lo prendiamo di Do maggiore, lo prendiamo con il terzo dito perché l'abbiamo nella fila vicino, che adesso vi faccio vedere. Poi niente, stesse figurazioni, non cambia nulla, non c'è niente di particolare, non fate caso alle note doppie, non le suoneremo. Andando avanti, nulla, 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 nulla di particolare, nulla, 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 fino ad arrivare, qua abbiamo quando è quella nota, quel Do, qua giù,
Abbiamo una pausa da 2 quarti, poi ancora una pausa da 2 quarti, una pausa da 1/4 e poi abbiamo quella nota da 1/4 col sol, poi riprende con tutti quei sol da 1/4, ta 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 ta, sol, 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 con l'accordo di do, poi niente figurazioni particolari, tutto a posto. Adesso poi vi faccio sentire sullo strumento, fino ad arrivare a questa battuta, che vedete qua sempre in sovrappressione. Dove abbiamo, a parte l'accento sopra, che vedete, vuol dire che bisogna farla accentuata, abbiamo quel si con un punto, quella croma, quella semiminima e quel sol semiminima. Cosa significa questa cosa? Che dobbiamo suonare quel si per la durata di 1/4, però al punto. Il punto prende sempre la durata, la metà del valore della nota che prende in considerazione. In questo caso un si, che vale 1/4, la durata di 1/4 è un ottavo, non un mezzo, come tutti sospettano. Ma in musica, quando dobbiamo fare la metà delle note, invece che fare la metà, sommiamo. Quindi, se è 1/4 è la nota di partenza, che è quel si, la durata di 1/4 è la metà, è un ottavo. Quindi, suoniamo e teniamo premuta quella nota 1/4 più un'altra metà di 1/4 che è un ottavo. Quindi, 1/4 più un ottavo, movimento e mezzo, che va a completare quel mezzo con il la, che è un altro ottavo. Quindi, solfeggiandola, verrebbe si, la, si, la. Si, la, in questa maniera qua, perché si è un movimento. Poi abbiamo i, un altro mezzo, e la, quell'altro mezzo movimento, quindi da un ottavo, che andiamo a completare con il movimento ritornando su. Quindi perché quel si con il punto, quel la, fanno insieme 2 quarti, perché poi di là ne rimangono altri due, quindi per completare i 4 quarti ci siamo nella battuta. Quindi si è la nota normale senza punto, i con il punto e la, l'altra metà del movimento che manca, ritornare a fare dei movimenti completi. Si, la, ok? Poi andando avanti, la, so, eccetera, eccetera. Di là stesso identico procedimento fino alla chiusura, ok? Fino andando avanti. Poi la chiusura, vedete c'è scritto 1 perché la prima volta suoniamo questa, poi ritorniamo da capo, ritornello, la rifacciamo tutta, poi come seconda volta chiudiamo proprio del tutto. La canzone, quindi non ci sono manco troppi ritornelli, troppi singoli, è semplicissima, una delle prime canzoni che insegnano. Abbiamo quel do da 4/4 legato con un do da 1/4, pausa, quindi suoniamo l'accordo insieme alla nota fondamentale, do maggiore, e pausa, rilasciamo la mano destra, rilasciamo la mano sinistra non suona più finché non troviamo di nuovo un accordo, e poi ritroviamo pausa da 1/4, poi abbiamo quel mi e quel sol. E poi ritornello, quindi pa, pa, e ci riporta qui fa, 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 pa, la, ok? In questo modo qua. Ci riporta qui fa, 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 la, re, ok? Per poi rifare tutta la canzone, tornare giù la seconda volta, di nuovo do, pausa e stop, quindi togliamo la mano sinistra, la mano destra, poi accordo di una nota, scusate, da 1/4, ok? Di semiminima, una pausa. E poi sol settima, con tutte quelle note che avete scritte, stop di nuovo, quindi accordo di sol settima e una nota fondamentale insieme, pausa da 1/4, di nuovo do, pausa. Finito il pezzo. Quindi adesso ve la faccio sentire lentamente e avendola incastrata abbiamo capito teoricamente come incastrare queste note in base alla loro durata. Avevo fatto un video precedentemente, alcuni un anno fa, un anno e mezzo, dove parla di come suonare la polca, come suonare. Che ho fatto, portato anche questo esempio, mi sembra proprio sul video della polca, anche perché ho portato sia una polca con il tempo da 2 quarti, classico della polca, quindi con gli ottavi che suonano gli ottavi anche al basso, sia con il tempo tagliato per fare le varie differenze. E qua vi mostro veramente come incastrare, ma è la stessa cosa che abbiamo fatto adesso. Ma se lo volete andare a vedere per maggiori dettagli sulla polca, su come incastrare la mano sinistra e la mano destra, che è poi la cosa che interessa alle persone, lo lascio qui. Ora ve la suono lentamente. Poi, se vorrai andare a velocizzare o rallentare il video, c'è sempre la rotellina su YouTube che permette di rallentare la velocità di riproduzione per vedere ancora meglio. Ma comunque lo faccio abbastanza lento. Ovviamente facendola tutta, sono video che ho già fatto altre volte. Questo è molto specifico perché mi fa imparare proprio un pezzo specifico dall'inizio alla fine, analizzando lo spartito e andando a collegare eventuali punti critici come abbiamo visto. Però sono video che ho fatto e ripetuto tante volte. Quindi vado abbastanza velocemente. E faccio in questa maniera qua.
Integrale, ve la lascio qua ovviamente, il mio video su YouTube che ho fatto un po' di anni fa, piccolino di adesso, però questa era Reginella Campagnola. Un'ultima cosa, vado sulla chiusura e poi vi lascio a studiarla. Spero che abbiate capito, tutto chiaro, andate a seguirmi piano piano, magari rallentate la velocità del video, quindi pausa da un quarto, proviamo si, re, fa, sol, pausa da un quarto e do maggiore. Ok? Che il sol settimo, quindi c'è anche il fa. Do uno, pam, pam. Do uno, sol, uno, do, stop, uno, due, tre. Ok? In questa maniera qua. Pam, pam, pam. Facilissimo, quindi.